Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Len e oggi vi ho riportato un'auto sportiva, ovvero la 500 Abarth 695 XSR Limited Edition in collaborazione con Yamaha. In particolare qui abbiamo la numero 92 su appunto 695. Esteticamente ragazzi è sempre la stessa 500, bellissimi i cerchi da 17 gommati 205-40, freni forati sia all'anteriore che al posteriore, scritta 695 XSR e poi kick scarico a Krapovic. Ma che bomba! In questa colorazione grigio pastello è veramente una bomba. Continuate a guardare il video perché adesso saliremo a bordo, faremo una prova su strada. Però oggi è un video un po' ignorante, per vedere di divertirci con questa bella 500 Abarth, quindi andiamo a vedere. Bene ragazzi, finalmente siamo a bordo. Questa 500 Abarth 695 XSR, in particolare questa versione, come ho detto prima, è la numero 92. Però ora parliamo subito del motore. Questa qui sviluppa 165 cavalli e 230 Nm di coppia con un cambio manuale a 5 rapporti. Beh, questa macchina è veramente rigida, si sentono tanto le asperità dell'asfalto, si sente bene quello che c'è sotto. Oltre al fatto appunto di avere un assetto bello rigido, abbiamo anche dei cerchi da 17 con spalla 40 da 205, gommate Pirelli P0. Come dicevo, il cambio ha innesti precisi, è abbastanza morbido, non è così duro, però non si impunta quasi mai e dà la sensazione appunto di usare una bella auto sportiva. Lo sterzo nella modalità sport diventa rigido al punto giusto e poi bello l'anellino centrale qui, in questo caso addirittura in carbonio, per farci vedere appunto dov'è il centro del volante. Parlando invece comunque della 500 Abarth, che è una seduta per niente sportiva, è bella rialzata, però anche dovuto al fatto alle sue forme, che comunque è più o meno una forma di un uovo, possiamo dire che è veramente piantata al suolo, piantata all'asfalto. Poi lo sterzo precisissimo, poi con questo assetto rigido la macchina sta lì. Proviamo questa rotonda a fuoco. Uscita manetta. Chia ragazzi, no, in curva questa 500 è veramente mostruosa. Si comporta bene, è il suo punto di forza ragazzi, sono appunto le curve. Come scoppietta, quando becchi i giri giusti si sente lo scoppiettio di questo scarico a Krapovic. Il proprietario non ci ha fatto mancare niente su questa
Super Stabat. Anche i 32.000 euro per comprare questo giocattolino non sono pochi, ma per i veri appassionati ne vale la pena, perché ci si diverte davvero tanto. Gli interni fanno paura con questo volante in carbonio che ci ritroviamo, col display qui davanti, col display centrale che abbiamo Abarth. Praticamente abbiamo anche la possibilità di inserire i tracciati, facendoci prendere anche il tempo sul giro, e basta impostare appunto il tracciato e fa tutto da solo. Ragazzi, se volete prendere una 500 Abarth, consiglio non prendetela con sedili Sabet, perché già così con sedili turismo è già cioè si sta bene, però con sedili Sabet, ragazzi, il sedere ve lo spaccate, perché già così è veramente rigida con questo set e questi cerchi. Bene, ragazzi, fuori dalla rotonda e via. Quattro frecce. Tenuta impressionante. Su sta strada che sembra una pista. Mamma mia, quanto va, ragazzi. Bene, ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Quindi lasciate un bel like, commentate, soprattutto iscrivetevi al canale e ditemi cosa ne pensate di questa 500 Abarth. Quindi noi ci vediamo al prossimo video.